Volevo dare la parola a Maria Grazia Muri, che è presidente della Diastarte. Ma in Calabria voi riuscite a seguire costantemente le donne che si rivolgono a voi per chiedere aiuto? O avete delle difficoltà, dei muri? Allora, è chiaro che ci sono. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitata a questo bellissimo evento. Sono felice soprattutto perché c'è la dottoressa, la senatrice Lo Moro. Lei forse non se lo ricorda, però il primo convegno che abbiamo organizzato a Catanzaro era tra i nostri invitati, insieme al COISP, il sindacato di polizia. Quindi mi fa tanto piacere conoscerla di persona, e anche per quello che sto per dire, in modo che sappia come lavoriamo noi, che cosa facciamo. Allora, intanto abbiamo creato un progetto pilota, quindi è unico nel suo settore. Noi interveniamo nel momento in cui avviene la violenza. Ecco, diceva prima la dottoressa che le donne vanno aiutate nel momento in cui lo chiedono. È vero, è proprio questo. È proprio questo, diciamo, quella che è la chiave che poi spinge le donne a denunciare. Cioè, se le aiutiamo nel momento in cui chiedono aiuto, loro si lasciano trasportare. Quello che noi facciamo è un supporto alle forze dell'ordine, per cui diciamo che andiamo a dare quel qualcosa che manca, quindi l'aspetto psicologico, l'aspetto sociale, l'aspetto legale, e questo viene fatto 24 ore non stop. Il nostro è un vero e proprio 118 del sociale, quindi noi andiamo dalla vittima. Non rispondiamo solo al telefono, il numero verde che voi vedete nelle nostre brochure, nelle nostre locandine, non è un numero dove noi diamo dei consigli, noi ci rechiamo sul posto, e questo è quello che fa la differenza. E il problema non è che le donne non denunciano, perché le donne denunciano. Nel momento in cui puoi garantire alle donne la sicurezza, la tutela, io non posso dire a una donna denuncia se poi non sono in grado di tutelarla, e noi cerchiamo di farlo. Però la realtà non è bella così come viene spiegata nel momento in cui si parla di leggi. Noi abbiamo una donna nel rifugio attualmente, è da noi da più di un mese. Ha avuto 30 giorni di prognosi perché è stata picchiata dall'ex marito. Ancora non siamo riusciti ad avere il provvedimento. Per quanto il PM abbia già proposto la misura cautelare nei confronti di questa persona. Ma la realtà non è questa. Non è vero che i provvedimenti di urgenza avvengono immediatamente. Quindi prima di parlare di cambiare le leggi, secondo me sarebbe importante fare osservare quelle che abbiamo attualmente. Questa è la cosa più importante, perché se riusciamo a far andare avanti quello che già c'è, forse riusciremo a migliorare. E poi vorrei aggiungere anche qualcosa a ciò che ha detto Alessia e anche Anna. Io condivido pienamente quello che ha detto Anna. In realtà la Calabria non è così, è senza speranza. Allora, la Calabria non aiuta chi vuole, c'è il cerchio magico. Allora, nel momento in cui si è parlato della legge, noi non siamo stati interpellati, ci hanno sempre escluso, hanno fatto l'osservatorio, ci hanno sempre escluso. Era questo che volevo dire alla dottoressa, alla senatrice Lo Moro, perché è una donna, so che tiene tanto alla sua terra, e vorrei che lei sapesse che in Calabria è nato un qualcosa che forse potrebbe essere copiato dalle altre regioni, invece non viene fatto. In Calabria è arrivato il codice rosa l'anno scorso, il codice rosa che è nato 10 anni fa in Toscana, pensate un po'. E sono arrivati i grandi professori a spiegare cosa fosse il codice rosa. Cioè, ma non è possibile. Cioè, bisogna dare anche spazio a ciò che nasce in Calabria, a ciò che nasce al Meridione. Anna è un esempio. Ci sono le eccellenze in tutti i settori. Perché dobbiamo vedere sempre quello che fanno gli altri? Bene, io sono orgogliosa di questo progetto che stiamo portando avanti, sono felicissima che la Tavola Valdese sia stata l'unica istituzione ad appoggiarci, altrimenti non potremmo andare avanti, perché siamo partiti col volontariato. Andiamo avanti col volontariato, però se non altro abbiamo questo grande supporto che ci ha permesso di realizzare, oltre al progetto SOS Astarte Donna, anche un piccolo rifugio. E deve rimanere piccolo, perché le donne devono stare a casa loro, non devono andare nei rifugi antiviolenza, assolutamente. Grazie. Deve essere l'uomo che deve andare via. Grazie Maria Grazia. Grazie anche per il tuo calore.